36 anni, laureato in economia e commercio, un master di eh, secondo livello in cooperazione internazionale. Esperienze di lavoro in Italia e all'estero, ora c'è anche l'esperienza di natura eh, politica, consigliere comunale di minoranza al comune di Tortoreto, il protagonista del 45 Giri di oggi è Roberto Celi, al quale diamo il benvenuto. Buonasera. Ben, Buonasera, ben, ben arrivato. Buona. Titolo grazie. della trasmissione, il mondo visto da sinistra, ma in questo momento storico il mondo può ancora essere visto da sinistra. <ride> Beh, in questo, questa è una bella domanda, in questo momento in realtà eh, bisognerebbe eh, sforzarsi forse sempre più di vederlo la sinistra, in una fase storica in cui anche quella che a volte viene dipinta come sinistra ufficiale in realtà ha degli atteggiamenti o delle politiche che sarebbero state considerate di destra o forse anche di estrema destra, insomma solo un quarto di secolo fa e quindi è importante magari andare proprio a focalizzarsi su quello che potrebbe essere il vero significato della parola sinistra oppure di come comunque anche dal punto di vista diciamo è a volte mediatico a volte comunque semplicemente culturale o per filoni e spinte non sempre solo locali o nazionali si diano interpretazioni o e si etichettino o si bollino diciamo delle cose come di sinistra o di destra senza entrare poi nel merito infatti uno dei problemi di questa base vale storica è anche che si fatica ad entrare nel merito delle delle situazioni, si cerca magari di dare sempre una bollatura preventiva in base a noi di sinistra, oppure che so, governo di sinistra, quindi tutto bene, oppure governo di destra, tutto male, senza entrare poi nel merito delle, delle situazioni. No, oggi direi che eh, appunto per questo, e non solo però per questo, è importante avere uno sguardo da sinistra, eh, perché comunque i valori da sinistra sono quelli della... Dell'uguaglianza, della coesione sociale, del valore della comunità e quindi, specialmente in questi periodi di difficoltà eh, socio-economica e politica generalizzati è importante diciamo, riuscire a fare comunità eh, dalla base, cercare insomma, di essere eh, solidali, e, eh, di rifare di certi principi e di valori che troppo spesso vengono etichettati come eh, becera ideologia. In realtà ricordarsi che era, molte volte è un'ideologia o un valore, sono aspetti fondanti di quella che si potrebbe definire civiltà, la civiltà che a volte, insomma, pare ci... ci ce la dimentichiamo per strada. Sì, da sì. aspetti legati ovviamente a questa parentesi iniziale e all'esperienza sì. politica ed amministrativa. Sì. Candidato alle elezioni nella lista Tortoredo del Cuore nel mm. maggio del 2014, allora mm. consigliere di minoranza sì. eh, la tua prima esperienza Politica sì. amministrativa. Che bilancio diamo in questi primi sette mesi in cui insomma hai preso anche confidenza con quello sì. che è il funzionamento della macchina amministrativa? Sì, è esperienza insomma, sicuramente molto interessante, perché poi insomma, eh, non sono sempre stato un osservatore interessato di tutti gli aspetti politici della vita quotidiana, però eh, essere poi all'interno di un meccanismo amministrativo sicuramente. E ti dà una visuale differente e ti responsabilizza ancora di più su quelli che sono i propri insomma, eh, doveri di cittadino, prima di tutto, e nonché poi politici e amministrativi. Ma un'esperienza molto interessante, eh, in una fase un po', anche una fase storica un po' particolare, con un'amministrazione, diciamo quella attuale, in parte rinnovata rispetto al passato, che però ecco, ha denotato fino in questa fase, per lo meno per quanto riguarda il gruppo di maggioranza, una forte linea di continuità con quella che è stata, diciamo, l'amministrazione precedente diciamo, di riferimento come Sindaco Monti. E da questo punto di vista, ecco, esperienza sicuramente fo molto formativa. Sicuramente il fatto di potersi diciamo, confrontare in consiglio comunale è qualcosa che arricchisce enormemente e che dà possibilità, anzi, stimola a voler condividere questa esperienza con maggior parte di persone, con più persone possibili, anche perché uno dei problemi della politica attuale molte volte la distanza dalle persone, che poi sono esseri umani e cittadini. E quindi, stando all'interno, si va a rafforzare ancora di più l'idea che è fondamentale cercare di condividere l'informazione, così come l'interpretazione, così come sarebbero fondamentali quelli che una volta erano magari i partiti politici, le sezioni locali o eh, le sezioni sindacali dove comunque si poteva, si poteva confrontare su tematiche di strettissima attualità che, va, che andavano dal eh, meramente locale all'internazionale. Ecco, oggi questi luoghi di confronto si con sono, i cittadini, sono un po' persi. No? Si sono un po' persi, sì. sì. E stando all'interno si nota ancora di più insomma, quanto sarebbero importanti. Forse anche per un percorso anche di formazione soprattutto. Eh. Sì. Sì, indubbiamente, anche perché molte volte ecco, eh, effettivamente mancano anche dal punto di vista politico, eh, per esempio una cosa che si può notare da questi primi eh, sette mesi della mia esperienza diciamo, amministrativa è che eh, se questa magari fosse stata fatta 30 anni fa, probabilmente sia io che tutti i miei eh, compagni e colleghi diciamo di amministrazione, di, di minoranza così come di maggioranza, siamo stati probabilmente tutti politicamente più preparati, più formati. Invece ci troviamo oggi in una situazione in cui in realtà la politica è stata eh, messa sempre all'angolo, tacciata sempre insomma, di eh, personalismi, interessi eh, molto volte specifici invece che comunitari e quindi ci troviamo a volte anche con consigli comunali che eh, si sta crescendo tutti. Dobbiamo crescere insieme naturalmente per interesse comune, però molte volte, eh, anche dal punto di vista amministrativo, si denota un pochettino diciamo, di eh, inesperienza eh. dovuta anche a una mancanza di formazione politica. Che che, è ecco, che è un... Questo è uno degli effetti indotti collaterali del rinnovamento a tutti i costi, che molte volte sì. rischia di diventare una, una parola vuota proprio in. Questo sì. può essere un esempio lampante. Sì, no? sì, sono d'accordo con te, anche perché è stato rinnovare, molte volte non significa solo cambiare meramente le persone, ma bensì provare a portare nuove idee, soprattutto quando sono idee che sono state magari condivise o perlomeno nate da un confronto, perché poi insomma, non tutti possono essere d'accordo con una cosa, ci possono essere, la medaglia può, può sempre essere vista da, da tutte e due le facce. Però molte volte manca, manca proprio le, ba le basi del confronto, eh, vengono, vengono a mancare, e molte volte il ecco, rinnovamento eh, può essere anche un rinnovamento eh, formale, ma non poi sostanziale, sì, sì. e questo lo vediamo anche sì, nella politica. Soprattutto il rinnovamento delle idee è quello che molte volte viene dimenticato per strada. Sì, purtroppo sì, purtroppo sono sì, d'accordo. Proviamo ad entrare su alcune tematiche invece di natura amministrativa che hanno monopolizzato e continuano a monopolizzare il dibattito politico e non solo a Tortoreto. Ovviamente insomma, uno dei temi centrali riguarda il percorso legato alla realizzazione del nuovo depuratore. Uh -huh. Proprio lo scorso 31 di dicembre è stata pubblicata la variante a piano regolatore da parte dell'amministrazione comunale, uh -huh. il percorso tecnico per le osservazioni, però prima c'è stata anche molta battaglia, soprattutto eh, da parte delle opposizioni relativamente al modo con cui si è arrivati a localizzare questo depuratore e quelli che potrebbero essere gli effetti insomma, negativi di questo, di questo sì, intervento. Sì, sì, hai detto bene, questo è uno degli aspetti diciamo, più dibattuti, visto che è un depuratore che interesserebbe non solo Tortoreto, ma anche eh, Giulianova Nord e una parte di Mosce, della Maria di Mociano Sant'Angelo. L'argomento è sicuramente tra i più scottanti perché è estremamente attuale, visto che il percorso diciamo, di... Eh, creazione di questo depuratore dal punto di vista amministrativo è stato portato avanti in maniera molto molto veloce proprio negli ultimi mesi. È stato un percorso diciamo eh, piuttosto articolato in maniera piuttosto a spesso purtroppo a mio avviso piuttosto ambigua nel senso che si è venuti da un progetto che inizialmente sembrava svilupparsi per un depuratore completo e quindi per un finanziamento che desse possibilità a Tortolo di dotarsi di un depuratore è nuovo e per un diciamo rinnovato anche eh, un po rinnovata ampiezza diciamo di eh, fruibilità e quindi di conseguenza diciamo un aumentare fino a oltre 60.000 abitanti equivalenti diciamo la propria alla fruibilità si è arrivati ad un progetto monco ripresentato probabilmente in maniera molto frettolosa forse anche un po' troppo che ci ha lasciato perplessi anche perché come cittadino prima ancora e come minoranza di minoranza di consigliare, il livello informativo è stato molto scadente nella sostanza e da questo punto di vista abbiamo visto anche alcuni movimenti poco limpidi in merito proprio alla creazione di questo depuratore. Anche perché, allo stato attuale delle cose, i fondi, necessari, i fondi, i fondi attualmente eh, previsti sarebbero sufficienti solo per la realizzazione di circa metà impianto di depurazione, con, con una parte di questi costi che andrebbero ad essere previsti per, crea per creare i collegamenti tra questo impianto metà impianto nuovo di depurazione e quello già esistente che dovrebbe rimanere comunque pienamente operativo. Solo per un po' di anni. Sì, per un po' di anni. Ecco, un altro aspetto che ci preoccupa è il fatto il numero n di anni mm. per cui questo depuratore già esistente dovrebbe restare attualmente in opera. Ci sono alcuni aspetti estremamente preoccupanti perché eh, la motivazione forte e fondante è quello di fare un depuratore che garantisca alla cittadinanza un futuro diciamo più tranquillo che eviti i rischi eh, idrogeologici o comunque proprio alluvionali eh, di un sito dove, come quello attuale dove insomma il fiume Salinello nel 2011 ha creato dei, dei problemi e quindi insomma le, la necessità di mettere in sicurezza diciamo eh, la balneabilità delle nostre acque così come i servizi della nostra cittadinanza con quella di fare le cose per bene e questo è un problema che al momento cozza fortemente ecco allo stato delle cose noi ci troviamo in una situazione in cui il, un depuratore andrebbe ad essere costruito in parte, l'altro sarebbe operativo, parte del nuovo depuratore resterebbe comunque operativo anche a seguito proprio nei pressi del bacino del fiume Salinello eh, come pompa di sollevamento e quindi alcuni aspetti tecnici li abbiamo già sottolineati come un pochino eh, probabilmente eh, non approfonditi in maniera adeguata a nostro avviso, ma quello che più ci preoccupa è che dal punto di vista dei costi tecnico-gestionali ci si è detto che era difficile prendere un depuratore in un'area più distante dal centro abitato di Salino per i costi eccessivi che potevano essere previsti. Questo però è un problema che è un po' un cane che si morde la coda. Pensiamo di fare un depuratore sfruttando un finanziamento europeo di circa 5 milioni di euro e integrati da Ruzzoretti per circa altri 700 mila euro, però poi di lasciarlo a solo qualche centinaio di metri da quello attuale, in un'area... Ancora più vicino a quella abitata del centro di Salino, in una zona comunque che era già prevista come zona artigianale, in una fase storica in cui è difficile anche dare slancio alle attività imprenditoriali, dove si cerca sempre di dare nuovi spunti per cercare di creare occupazione, lavoro e risolvere un pochettino le decisioni reddituali sempre più deficitarie del, de, dell'italiano, che una volta era l'italiano medio, e che attualmente in realtà, ecco, da, da ultimi sondaggi, pare che la fascia di povertà riguardi ormai 10 milioni di abitanti sul nostro paese, quindi uno su sei. Quindi, con questa serie di contraddizioni ci siamo trovati a confrontarci in un, in maniera, in un percorso molto tortuoso e molto vorticoso, anche per la velocità con cui è stato portato avanti. E da questo punto di vista, per fortuna, ecco, come minoranza, abbiamo avuto perlomeno la forza di proporre un confronto anche su base regionale per cercare di capire anche in regione quali fossero effettivamente eh, le possibilità di portare a compimento un depuratore e di poter rivalutare l'ipotesi di fare un depuratore magari in maniera diversa. Resta... Questo delle. Sì. Ti interrompo, questo dell'incontro in regione poi nelle sì. settimane immediatamente precedenti al Natale ha anche creato dal punto di vista dialettico un confronto tra sì. maggioranza e opposizione perché sono comunque emerse posizioni diverse. Relativamente sì, ho a notato, questo, incontro, ho notato, questo incontro, ma la soluzione qual è? Cioè nel senso che la vostra idea o comunque cosa avete capito dall'incontro avuto prima con l'assessore Mazzocca all'ambiente e poi con l'assessore Luciano D'Alfonso? Ma dall'incontro che abbiamo avuto in regione... Ormai più di tre settimane fa, eh, perlomeno è venuto fuori che lo stato di coscienza di quelle che fossero le problematiche relative alla revisione di un nuovo depuratore a Tortoreto eh, per quanto riguarda l'assessorato all'ambiente della Regione Abruzzo non fosse è molto elevato, cioè c'è una conoscenza molto parziale di quelle che erano le tematiche, di quelle che potevano essere le problematiche, nonché i dubbi che la cittadinanza si è posta e continua a porsi in materia. Quindi in quell'incontro si è cercato di fare anche una, una prima fase di approfondimento, perché inizialmente si è iniziato l'incontro col problema che sembrava fosse la mancanza di fondi per creare un depuratore completo. In realtà, però, le problematiche sono che il creare un depuratore completo va molto bene, ma naturalmente, bisognerebbe anche pensare che se c'è un'emergenza legata al depuratore attuale. Il non metterlo in sicurezza, in sicurezza anche solo parzialmente, senza anche, pur volendolo non rinnovare, come in realtà noi pensiamo che sarebbe teoricamente plausibile, anche se il vero normativo ricade in una zona dove non sarebbe possibile costruire, ma in realtà quello è un depuratore esistente e funzionante che già serve l'estate, decine di migliaia di persone probabilmente nei picchi stagionali di Ferragosto è già al limite, quindi noi capiamo l'esigenza di doverlo magari rafforzare. Sì, è altrettanto vero che due riflessioni sul ragionamento sì. che si faceva, è comunque un depuratore realizzato in tempi molto vicini a noi, parliamo del 2006 rispetto ad altri impianti che sono molto più vetusti. Indubbiamente. E poi c'era anche il dato di natura statistica non sottovalutare, l'alluvione del 2011 poi andò fuori uso appunto per questo tipo di problematiche. No? Sì, assolutamente. Poi lì c'è un problema anche... Eh molto diciamo, attinente non solo all'area di depurazione, ma anche a quella del bacino, cioè del bacino stradale, nonché anche delle abitazioni, perché in realtà poi lì c'è un problema, c'è cioè una frana del, del manto stradale che porta poi verso la strada 16, che tuttora... Ancora non si è stimata a distanza ancora, di quasi 4 anni. Assolutamente, e comunque eventuali lavori cioè, sarebbero in ogni caso da prevedere, proprio perché per è una situazione di maggiore sicurezza pensando anche al fatto che le acque del fiume Salinello probabilmente sono anche aumentate di velocità in quel punto specifico perché altre grosse aziende hanno provveduto nel corso degli anni, nonché anche nell'area di Mociano, a creare degli argini anche artificiali per cercare di tenersi al sicuro da problemi alluvionali. Di conseguenza bisogna pensare di fare un piano che sia innanzitutto condiviso e che riguardi un po' tutto il territorio e non solo pensare di mettere in sicurezza un angolo invece che l'altro. Poi noi pensiamo che fare un depuratore significhi insomma dover dare eh, uno spiraglio di lungimiranza alla cittadinanza e quindi fare un depuratore che possa andare bene non solo per i prossimi dieci anni, ma magari per, per il prossimo mezzo secolo mh? e crearlo in una zona in cui magari anche in un'ottica di futuro sviluppo locale, visto che le, eh, diciamo, le masse di popolazione si spostano sempre più dall'interno verso le coste, specie in questa zona, che in un'ottica di eventuali migliori future, di eventuali... Diciamo, uh, ulteriori modifiche di, di aree di depurazione possa essere comunque gar garanzia di uno sviluppo sostenibile e non di sprechi esperto di denaro pubblico in, uno, in, un, in un periodo in cui purtroppo di denaro ce n'è sempre poco e sempre meno per il bene comune. E di conseguenza per quanto ci riguarda fare un depuratore che è quello che abbiamo studiato poi in questo incontro, fare un depuratore che eh, toccherebbe quota circa 5.700.000 euro di fondi per arrivare a farne nemmeno metà in un incontro in cui sono di fuori alcuni aspetti interessanti comunque, prima di tutto la disponibilità dell'assessore Mazzocca all'ambiente ad approfondire la tematica in maniera più analitica e quindi la sua disponibilità anche ad un sopralluogo, ad una verifica ad un sopralluogo, sul, logo, no? sul luogo e ad un incontro pubblico per approfondire meglio le tematiche in loco, poi confermata anche da Luciano D'Alfonso, rappresentante dell stesso della Regione, che è intervenuto all'incontro eh, sottolineando il fatto che si sarebbe impegnato per trovare fondi per portare a compimento un'opera eh, nella sua totalità, però poi si è reso conto anche, anche egli, seppur i suoi interventi sono molto brevi, che le problematiche da sviscerare sono diverse, per quanto lui abbia sottolineato come ci sono degli uffici responsabili per questo tipo di, di percorso, ma in realtà anche dal punto di vista dell'iter amministrativo, il percorso di progetto di progettazione di questo depuratore ha lasciato molte perplessità lo stesso Mazzocca ha sottolineato l'incontro che abbiamo avuto come la delibera del 19 maggio della regione Abruzzo su cui poi si è fondato anche il percorso amministrativo locale nel comune di Tortoreto e probabilmente era, una specchietto, era uno specchietto per le allodole c'è cioè una delibera senza fondi e quindi una sorta di dichiarazione di intenti e quindi qualcosa che andava a ricadere tra l'altro in piena campagna e bagarre elettorale un po' a creare forse uno squilibrio ma non a dare in realtà una sostanziale, un sostanziale input a creare un depuratore per esempio, cosa che un altro aspetto è venuto fuori in questo incontro, eh, per quanto riguarda il racimolare i fondi, l'attuale la, amministrazione della regione Abruzzo ha raschiato il fondo del barile, parole testuali di Mazzocca, durante il periodo estivo per cercare di racimolare i fondi necessari per poter portare avanti questo progetto, di cui però... Non c'è ancora piena coscienza, da, da qui per fortuna la disponibilità e la lungimiranza da parte della Regione Abruzzo a dire ok, creiamo un ulteriore approfondimento, tant'è che lo stesso Mazzocca aveva detto che bisogna valutare se valesse la pena portare avanti questo progetto snocciolandolo e trovando la soluzione migliore oppure valutare una soluzione alternativa B che potesse essere maggiormente condivisa. Ci tengo a spiegare un altro aspetto, che di questo progetto, pensando che la Ruzzoreti andrebbe ad investire circa 700.000 euro, anche in una fase difficile, per la ruzzola di stessa e quindi, insomma, per carità, ben vengano. Ma lo stesso Presidente della Regione D'Alfonso ha voluto sottolineare come le percentuali di questo progetto che andrebbero come compenso ai tecnici ai progettisti fossero in deroga al 2,5% previsto, per quanto possibile per legge. Ma lo stesso D Alfonso ha sottolineato come lui con la sua amministrazione non permette deroghe, non permetterà. Deroghe a, a, a questo tipo di premialità del, eh, per andare oltre al 2,5%. Di conseguenza, parte di questi fondi eh, sarebbero già stati destinati in una visione diciamo, molto larga a dei tecnici che stanno lavorando a questo progetto. Eh, di conseguenza, diciamo che alcuni aspetti in questo dibattito piuttosto, piuttosto acceso degli ultimi mesi stanno evidenziando come eh, mh, il rischio è che magari l'interesse del portare avanti un progetto in maniera un, molto molto rapida possa una, non tanto essere quello collettivo quanto quello più specifico ma è di alcuni settori di interesse ma molto privatistici oppure addirittura molto personali. Naturalmente questa non è un'accusa, ma è un rischio che, noi, che io mi sento di, di poter dire che è stato toccato con mano, perché se mi sento dire che effettivamente qui si sfora la soglia, diciamo, budget usuale per andare addirittura in deroga, quando mancano i fondi per poterlo, per poterlo realizzare, poterlo realizzare dico, ma insomma cioè, è un controsenso forte, nonché a mio avviso anche la valutazione fatta dei terreni, dove dovrebbe avere luogo, eh, trovare luogo insomma, la realizzazione del nuovo depuratore, è una, è una valutazione a mio avviso probabilmente molto elevata rispetto a quello che potrebbe essere il reale valore di terreni artigiali in questo periodo di difficoltà e risettezze economiche, perché poi bisogna andare magari a trovare un accordo, evitare un'eventuale, azione diciamo eh, di eh, confisca per interesse pubblico, ma insomma ciò non toglie che però i soldi vanno spesi con criterio, perché comunque sono soldi pubblici, cioè, sono soldi di tutti, eh, insomma, in un'ottica in cui sono difficoltà di lavoro, difficoltà a portare avanti eh, ad arrivare a fine mese. Beh, insomma lo sper però certo, dovrebbe una essere. Una riflessione previnuto. verrebbe per chiudere questo sì. argomento, eh, di riflesso, però come lo dicevo in premessa proprio mm -hmm. qualche giorno fa è stata pubblicata. Sì. La variante al piano regolatore e quindi ci sarà ovviamente tutto l'iter dei 45 giorni per presentare le osservazioni, quindi dal suo punto di vista l'amministrazione comunque prosegue. Sì. Nelle scorse settimane il, uh -huh. i partiti che appoggiano la lista, torto detto, nel cuore, lei è uh -huh. il riferimento del PDC, c'è cioè anche il PD, avevano prefigurato sì. anche l'idea la possibilità di impugnare eventualmente Altare questa variante al piano. È ancora un'ipotesi percorribile o comunque aspetterete prima. Noi al momento evento? diciamo che non escludiamo nulla stiamo verificando anche dal punto di vista tecnico-amministrativo tutte le ipotesi plausibili. Naturalmente per un ricorso a Tar di solito bisogna essere portatori di interessi diretti e quindi come partiti o come uh, gruppo consigliere di minoranza probabilmente sarebbero delle problematiche in tal senso. Ciò non toglie che però visto che uh, l'appalto è un appalto comunque e se per un, una realtà locale comunque piccola, seppur vivace, un appalto molto succoso dal punto di vista economico, noi come già sottolineato in Consiglio, volevamo provare a coinvolgere anche gli enti preposti al controllo della spesa pubblica. Quindi non escludiamo per esempio di poter perlomeno inviare della documentazione alla, che so, alla Corte dei Conti sì. perché si vada a fare una verifica, perché magari è tutto a posto, però potrebbe anche essere che, che così non sia, ma solo per approfondire, perché in realtà il nostro interesse non è non far fare un depuratore ma farlo fare nel migliore dei modi possibili nell'interesse della cittadinanza e non solo di interessi personalistici. Purtroppo, ecco, al momento troviamo difficoltà in questo senso. Non escludiamo nulla, non possiamo parlare attualmente di eh, ricorso al TAR o di ricorso specifico, però stiamo valutando, come Tortoreto nel cuore, sia come Tortoreto nel cuore, sia come PDC e PD separatamente, eh, ma poi univocamente negli intenti eh, di eh, anche tramite i nostri organi di riferimento di snocciolare anche le, gli aspetti Prettamente tecnici e amministrativi, in modo da non tralasciare nulla per evitare, per evitare insomma, che, eh, di, non, di, eh, di fare diciamo, di questa battaglia solamente un vabbè, un, ci proviamo no, no. e poi, no, no l'interesse è entrare nel, nel merito di tutto, poi per fare le cose per bene, non per non farle. Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla rigia per la pubblicità, ci ritroviamo tra qualche istante. Di nuovo assieme con 45 Giri, con Roberto Geli, consigliere di minoranza al comune di Tortoreto. Da un tema amministrativo all'altro, altra sì. questione che è tornata in queste settimane d'attualità riguarda il trasporto scolastico. Mm -hmm. Circa 45 giorni fa c'è stato un incidente che per fortuna insomma, non ha avuto conseguenze pratiche e proprio in questo momento poi c'è la fase del nuovo, del nuovo bando. Voi che idea vi siete fatti su questo incidente e sul funzionamento del servizio legato al trasporto scolastico? Ma eh, questo è un tema molto scottante perché, in realtà, oltre ad aver avuto insomma, un pericoloso precedente incidente, come giustamente sottolineavi, 45 giorni fa, con bambini su uno scuolabus che ha perso le ruote strada facendo, per fortuna in un tratto in cui eh, si muoveva lentamente, con la bravura dell'autista, che ha fatto sì che i bambini insomma, non soffrissero nemmeno di traumi, nemmeno, probabilmente, ma apparentemente, nemmeno psicologici, a sentire alcuni genitori per quanto accaduto. Eh, però eh, l'evento stesso è estremamente preoccupante e questo, questa preoccupazione per eh, soggetti deboli come i bimbi, che insomma, pervade un po' tutti noi, va ricollegata alla preoccupazione per la gestione degli appalti pubblici, perché anche questi piccoli appalti di che so, gestione trasporto scolastico, vanno in realtà snocciolati molto nel dettaglio, quindi prima di fare un bando e una gara d'appalto andrebbero verificate le condizioni eh, non solo eh, diciamo del servizio basilare, il tipo che so, abbiamo bisogno di scuola bus che ci portino i bambini, che so, 100 bambini eh, in due fasce diverse, bensì anche tutti gli altri aspetti correlati e quindi gestione dei mezzi, costi dei mezzi stessi e eh, responsabilità, della, cioè capacità della società eventualmente dovesse farsi carico dell'appalto e di poter gestire un servizio in sicurezza e nel migliore dei modi possibili. Eh, possibilità, possibilità di avere un controllo e un, un, un raffronto con l'azienda effettivamente efficiente e diretto, verificare anche lo storico di quelle che sono le aziende che entrano nel percorso d'appalto e poi rispettare tutti a partire dal cittadino, anche passando per i lavoratori che lavorano presso queste aziende di servizio comunque, che garantiscono un servizio pubblico, pur essendo aziende del settore privatistico. Nice. L'approccio purtroppo riguarda il Comune di Tortoreto, ma anche tanti altri enti locali sul territorio nazionale, molto spesso in sede di preparazione dei bandi di gara. C'è una certa superficialità, cioè per esempio, manca eventualmente anche un confronto anche con le parti sociali, per, esempio per verificare quelli che possono essere i minimi contrattuali, salariali e quali siano anche i contratti più adatti da far applicare ai dipendenti che lavorano in un settore con grosse responsabilità eh, penali e sociali per quello che sviluppano. E nonché avere un confronto, un confronto aperto con, la, almeno a livello consigliare di commissione, tra maggioranze e minoranze, per poter andare a creare un bando con i tecnici preposti perché fare un appalto non è facile non è facile assolutamente e poter dire ok accidenti qui Abbiamo allargato il confronto e abbiamo svisciato che alcune problematiche potrebbero essere evitate inserendo alcune clausole nello sviluppo sessuale. Sì, e anche alla luce, come dicevi tu, dello storico e anche delle difficoltà, delle problematiche che si sono registrate nel corso degli anni, incidente a parte sul quale ovviamente bisognerà ancora fare chiarezza, però ovviamente insomma, negli anni precedenti, ma non soltanto a Tortoreto, anche in altre realtà. Anche in altre realtà. Infatti gli enti locali dovrebbero saper fare rete. Eh, non solo magari che sono nell'unione dei comuni Val Vibrata o in provincia però semplicemente anche cercando di sentirsi per quanto riguarda la gestione dei medesimi servizi comunque l'azienda che gestisce attualmente il servizio a Tortoreto ha portato avanti, almeno per quello che ho avuto modo di verificare a mezzo stampa, il servizio anche presso altri comuni abruzzesi e non solo, dove sono state evidenziate comunque già problematiche piuttosto rilevanti per esempio anche a livello di mera documentazione è un caso del genere, già accaduto nel comune di Tortoreto e nella scorsa primavera quindi, diciamo, ci sono tanti aspetti che andrebbero snocciolati e che in fase di preparazione di un appalto oppure di rinnovo di un servizio, semplicemente un, di una proroga di una concessione di servizio per poter attendere la preparazione di un appalto in maniera adeguata, sono tanti aspetti che non vanno trascurati. Il caso che si è verificato della perdita delle ruote del pullmino è un fatto gravissimo perché in realtà ci puoi di fronte a due cose: cioè probabilmente non si, non si può scappare da una delle due, cioè una. Un sabotaggio per cui l'azienda avrebbe fatto, già, avrebbe esposto, c'è sì, cioè, cioè, è stata, è stata una denuncia fatta dall'azienda stessa, però al momento non sembrerebbe, sembrerebbe aver trovato riscontri oppure un'inefficienza ma clamorosa da parte dell'azienda e, e o di chi ha fatto i servizi di controllo per suo conto, è che sia l'una o l'altra, il fatto è estremamente grave e noi come gruppo di minoranza del Comune di Tortoreto, come gruppo Tortoreto nel Cuore, non abbiamo informazioni adeguate al caso. Abbiamo fatto una domanda di attualità col consigliere Mauro Postoma nello scorso Consiglio Comunale, però le, le cose che sono state fuori sono solamente queste, cioè che l'azienda ha fatto un esposto in materia e eh, che il Comune è vigile però in realtà non ci sono informazioni in merito e non si riesce ad entrare nel merito della circostanza, il che mi sembra un pochettino strano, se un problema perde quattro ruote, e mi dicono sì, il, la revisione è stata fatta, andava tutto bene, beh, allora c'è un problema serio, a questo punto come amministrazione eh, bisogna un attimino cospargersi il capo di cenere in generale, non solo come maggioranza, ma come tutti, e eh, eh, dire, beh, vediamo se qui c'è da fare un bando di gara, e eh, allora bisogna cominciare a mettere i puntini sulle I. Adesso qui si parla di un rinnovo del servizio, di un mando di gara che fosse solo per 10 mesi, in realtà dovrei verificare. Sì, bandini. per dieci mesi. Infatti, qualche settimana fa eh, ho avuto ospite sempre in questo contenitore il sì. vice sindaco Tarquini, che sì. ha anche spiegato le ragioni eh, uh -huh. relativamente a questo periodo di tempo molto, molto limitato. Fermo restando, ovviamente, questa è una riflessione mia: un privato che investe ovviamente deve avere la possibilità anche di poter contare su un periodo di tempo più lungo, anche perché parliamo nel caso di specie anche di mezzi vetusti, vecchi, che Certamente. andrebbero insomma sostituiti. Certamente, cioè per poter fare un investimento. Program pianificare un servizio per dieci mesi eh, automaticamente tende ad azzerare i pretendenti, che poi può capitare che si presenti come unica pretendente chi già gestisce il servizio. Eh, questo è un rischio però molto, molto, molto grave perché in realtà, se ci sono già tanti dubbi nel percorso che ha portato fino ad oggi a rifare una gara d'appalto e poi si va a fare un appalto per soli. 10 mesi eh, si trancia le gambe alla a una concorrenza che potrebbe essere sana, o perlomeno per quella che riguarda il moderno approccio ai servizi pubblici, dovendo metterli eh, magari a gara, esternalizzandoli, eh, perlomeno creare le, le condizioni migliori possibili a far sì che le aziende possano partecipare. Eh, ci può essere un livello informativo adeguato innanzitutto, una tempistica adeguata a poter partecipare e poter quindi far sì che le aziende migliori possano effettivamente, o perlomeno possano essere più aziende a partecipare a una gara poi perché siano le migliori, molte volte bisognerebbe cercare di mettere delle clausole anche per evitare i massimi ribassi, perché se si fa un massimo ribasso, eh, molte volte c'è anche un rischio molto sulla... più elevato molto molto più elevato da tematiche molto attuali, parlavamo di trasporto sì. scolastico a dinamiche un po' più generali il mm. discorso scuole Abbiamo uh -huh. avuto più volte occasione di confrontarci che è un tema insomma, che in ogni campagna elettorale è presente, ma è evidente insomma, che sì. a Tortoreto una strategia va eh, seguita, anche sì. perché insomma, gli edifici pubblici sono, sono cadenti, non soltanto quelli più vecchi, tra virgolette, uh -huh. ma insomma, è notizia di qualche giorno fa la necessità, l'ordinanza del vice sindaco di dover eh, non chiudere i locali al secondo piano del palazzetto dello sport di Tortoreto, struttura questa realizzata soltanto negli anni 90. quindi insomma... Sì. Anche questa è una riflessione ulteriore da fare. Questa è una riflessione di fondamentale importanza e sono contento infatti che eh, la proponi perché comunque eh, la, il controllo delle strutture pubbliche è, è basilare, la sicurezza delle stesse è basilare per evitare i rischi come al solito di accorgersene solo quando ormai accade una disgrazia, una sciagura, cioè un problema. Certo, il discorso del palazzetto stesso, del secondo piano per lo sport, ha lasciato un po' perplessi per come ci si è arrivati. C'è cioè una chiusura parziale, qui ecco, un approfondimento ulteriore eh, sarà necessario. Intanto ma... ci sono le immagini ci... che abbiamo fatto proprio nella giornata di ieri. Sì, diciamo, sì infatti, stiamo notando. Napoli. ecco, eh, Lì, comunque, ci sono delle associazioni sportive e che. Eh, vi giocano o vi si allenano, c'è anche la protezione civile di Tortoreto. Proprio il locale della protezione civile, quello inagibile, fa un po' sorridere questa domanda. Esatto, esatto, sì, esattamente, infatti volevo arrivare anche lì, ecco, c'è un discorso sì. che insomma, sono degli aspetti per cui magari bisognerebbe evitare di arrivare a un'ordinanza dettata da un carattere magari d'urgenza e magari sarebbe opportuno verificare prima in maniera corale quali, quali sono diciamo, le strutture pubbliche sul territorio e in che condizioni esse siano e vedere anche un pochettino come possono essere gestite al meglio per interesse comune. Il problema scuole, cioè la, la tematica scuole, è sempre all'ordine del giorno perché ormai da tanti anni si parla magari dell'ipotesi di un polo scolastico che sia maggiormente funzionale, più tecnologico, che dia servizi migliori per gli studenti di tutto il circondario del paese. Al tempo stesso c'è sempre poi il problema del tipo ok, dove oltre alla location, anche il fatto che si sicuro sia effetente qualitativo e che non vada a nuocere ad alcune realtà locali o alcune frazioni, perché per esempio anche la scuola presente a Torpedo Alto attualmente tra l'altro c'è un percorso che prevederebbe una ristrutturazione. ristrutturazione. E che credo che sia in corso in questo momento, comunque degli interventi sono già in corso. Gli interventi sono già in corso, però adesso la ristrutturazione serve e propria per metterla diciamo, ulteriormente in sicurezza dal punto di vista... Sismico, per quanto dovrebbe essere già nei parametri normativi basilari, eh, comporterà insomma, dei lavori che si protrarranno per, per parecchi mesi e quindi anche da questo punto di vista dovremmo confrontarci un attimo in consiglio per far sì che ci sia un servizio che il tutto venga gestito eventualmente nel migliore modi possibili senza aggravare troppo sulle famiglie e sui bambini che, di questo, cioè, che, che vanno esattamente a scuola. Eh, questo discorso è eh, ricollegabile al fatto, bisogna c'è sempre forte esigenza di confronto, perché l'esigenza di avere una scuola adeguata e sostenibile, e magari ecosostenibile, però che va tanto di moda adesso, però poi molte volte l'eco nasconde tranelli e trabocchetti molto molto preoccupanti, con quella di anche cercare di mantenere vivi gli angoli di territorio che magari al momento sono piuttosto impoveriti. Penso per esempio al centro storico di Torto Alto, che negli ultimi anni ha visto una perdita, diciamo, di. Uffici comunali, di, tutta una serie di servizi anche. Di no? servizi anche basilari, dove anche i piccoli, le piccole attività commerciali presenti cominciano a soffrire perché c'è poco circolo di persone e dove molte abitazioni sono magari piene d'estate ma non sono residenziali. Sono tante diverse case in vendita e dove potrebbe essere opportuno fare una politica anche di rilancio del, diciamo, del, del territorio mirato magari che so, al, al centro storico, ma così come si, lo si potrebbe fare per Salino, per Cavatassi, per Terra Bianca, cer cercare di dare, di valorizzare anche gli angoli del territorio meno in vista, oppure magari in vista solo per la passeggiata eh, turistica e cercare di rendere un'abitabilità un e una serie di servizi basilari anche per questo. Quindi nel discorso scuola... Bisognerebbe fare un approfondito dibattito e mettere sul tavolo tante proposte, perché trovare una soluzione che eh, accontenti tutto al 100% sarà estremamente difficile. Ma trovare... quasi, mi permetto di dire, quasi impossibile accontentare sì, tutti. Però, sì, insomma... sì, però perlomeno trovare una soluzione che possa essere perlomeno che abbia delle forti motivazioni dietro e dire Ok, facciamo una scuola in questo punto, poi ne abbiamo due, però che siano entrambe che so, di alto livello o perlomeno li del livello maggiore possibile, calcolando anche le difficoltà e diciamo, i periodi di vacche magre scolastiche che insomma, abbiamo percorso negli ultimi anni adesso sembrano esserci timidi segnali di, eh, diciamo, di ripresa dei finanziamenti, ma sono molto ecco, prudente in questo senso. Quindi, ehm, il mio, ecco, mio suggerimento in materia, o il mio, il mio auspicio, perché non vuole essere un suggerimento, il mio auspicio è che ci sia effettivamente la forza di affrontare gli argomenti eh, nelle sedi preposte e univocamente, per esempio maggioranza e minoranza dovreste essere in grado di dialogare, ma naturalmente in questi casi chi ha la possibilità di indirizzare il dialogo e chi ha il coltello da parte mia, la maggioranza, dovrebbe riuscire a coinvolgere maggiormente la cittadinanza e la minoranza stessa. E per quanto riguarda alcune tematiche, spero che siano proposte sempre più nei luoghi preposti, vedi, vedi per esempio commissioni, commissioni eh, comunali perché alcune tematiche a volte arrivano in consiglio e in commissione lo sai solamente sfiorate, oppure si va in commissione con documentazione che arriva il giorno prima, dove non c'è nemmeno il tempo di poterla approfondire. Ecco, io vorrei risvegliare un sentimento, diciamo, civico di affrontare nelle sedi preposte, con la maggior condivisione di informazione possibile, le tematiche fondamentali, perché altrimenti eh, si creano sempre, delle sempre più spazi non solo di polemiche, ma di lavori fatti uh, parzialmente bene e magari in maniera un po' troppo parziale quindi la soddisfazione comincia a essere sempre più bassa ecco, bisognerebbe stare molto attenti a questi aspetti e, ecco, in, in questo caso mi, mi auspico che, insomma, che le sedi preposte siano sempre più sede di dialogo, incontro e lavoro univoco per l'interesse comune e non solo un, un modo per passare dei documenti velocemente e dire, beh, questo è fatto e si va avanti e sulle scuole, ecco Essendo una tematica, eh, essendo l'istruzione, una tematica basilare per una civiltà che si possa avvicinare a definirsi tale, eh. o perlomeno per un minimo di libertà di pensiero, mh, eh, fase, insomma, questa è anche molto delicata per quello che concerne questo, eh, mi auguro che ci sia la volontà di lavorare insieme nelle sedi preposte. L'ultima parte della nostra chiacchierata sì. la dedichiamo a quella che è la tua attività di natura professionale, lavori nel mondo mm -hmm. del sindacato, soprattutto nelle marche, o meno sì. nelle, nelle sì. marche. Sì, nelle Dal marche. tuo osservatorio esistono in questo momento delle differenze tra l'economia comunque il mondo del lavoro abruzzese e quello marchigiano e se ci sono quelle che tu pensi insomma di poter evidenziare oppure insomma la situazione Beh, è molto simile allora ci sono delle similitudini nel senso che sì, le soprattutto diffic... nelle zone di confine credo che comunque insomma fare delle differenze tra valvibrata e valtronto non, eh, non ha ragione di esistere probabilmente no, questa fase no perché in realtà ecco le grosse difficoltà che ci sono in valvibrata dal punto di vista occupazionale e della tenuta delle aziende stesse sono molto forti anche in valtronto nonché l'area Diciamo della, per esempio la, la zona industriale di Ascoli negli ultimi anni ha subito fo, fortissime perdite industriali di aziende importanti che hanno lasciato i siti produttivi. Nonché ci sono tante aziende che magari hanno una, diciamo una veste multinazionale o quasi, che stanno cominciando sempre a pensare, naturalmente in ottica eh, speculativa, purtroppo, cioè quindi sempre quella del profitto e dire: beh. Magari potrebbe essere il caso di ridurre un'unità importante, che so, come quella di Porto d'Ascoli, ad una eh, magari solo unità di passaggio, oppure solo amministrativa. E in questo senso sto notando tanto in Valvibrata eh, che in Valtronto, eh, preoccupanti tentativi di spostamento, eh, magari anche apparentemente lenti, ma di unità produttive, riduzione quindi del personale e spostamenti verso le aree del nord Italia apparentemente meglio connesse con il resto d'Europa. E in un periodo in cui il lavoro subisce terribilmente diciamo, la parola concorrenza, perché io parlo più di parola che di realtà di, di significato, il significato di fondo è molto preoccupante, perché concorrenza noi abbiamo anche l'Unione Europea che è creata con dei, delle forti differenze interne e normative, quindi purtroppo c'è un sistema che favorisce la speculazione interna all'Unione Europea stessa e non solo, a volte anche le stesse zone di paese italiano stesso, ma magari una volta c'era la cassa del mezzogiorno sì. per favorire l'industrializzazione del sud, poi restavano, uh, le, restavano queste mega aziende eh, senza poi magari... Uh, le famose cattedrali del deserto. Le famose cattedrali del deserto, però perlomeno era un discorso che tu riuscivi a affrontare in ottica nazionale e con una maggiore chiarezza normativa. Attualmente invece magari potrebbe essere conveniente per chi magari eh, si interessa delle, dei propri affari, intesi non, solo come non, so non tanto purtroppo come responsabilità sociale dell'imprenditore, e dell'impresa, bensì magari semplicemente come numeri, dire beh magari devo produrre uh, in Romania uh, tot numero di borse, mi costa praticamente un quinto, un sesto in base alle zone stesse della Romania dove vado a produrre, poi le riporto in Italia, il mercato è comune, non abbiamo problematiche di dazi o di tassazione in ogni caso e quindi automaticamente per quanto riguarda i miei affari tecnicamente riesco a svilupparli meglio. Ecco, la cosa che accomuna tutte le zone è la preoccupazione per il futuro. Da questo punto di vista eh, in più, de, una differenza che ho notato tra Marche e Abruzzo è eh, per esempio negli ultimi anni una differente politica regionale verso le imprese, cioè qui in Abruzzo ho notato una maggiore eh, mini assistenzialismo, nelle Marche negli ultimi anni con tutte le problematiche del caso annesse e connesse un tentativo di fare politica perlomeno di regione o anche di macroarea un po' più radicata, anche nei tentativi di, inter, di connessione, con, per esempio col mercato russo, che è stata fonte di forte sostentamento per tutta l'area del calzaturiero sì, per parecchi anni, che però adesso risente purtroppo dei problemi eh, geopolitici sì, degli ultimi anni. Di politica internazionale, sì, infatti i calzaturieri sì, della zona proprio del Fermano e non solo insomma, sì, sono molto preoccupati, legati a quella che poi è una strategia a livello... Esatto, insomma. sì, purtroppo sì, perché lì, per esempio, il, a livello di regione Marche erano stati favoriti eh, i voli per la, per la Russia, le tavole rotonde, gli incontri anche dal punto di vista turistico per affrontare il tema Russia. Però si era guardato al, al, all'Asia, anche alla Cina, sempre con maggiore interesse, anche per creare una connettività con le imprese nel settore enologico visto che la Cina da questo punto di vista magari è ancora non dico terreno vergine ma perlomeno c'è grosso margine di crescita, ecco negli ultimi anni almeno formalmente hanno dato un, un approccio più corale della regione Marche e un po' più uh, assistenzialista legate alle singole, alle singole realtà da parte della regione Abruzzo che purtroppo vive periodi di grossa difficoltà e da questo punto vorrei citare per esempio che per quanto riguarda alcune tematiche fondamentali, grosse aziende delle Marche che hanno avuto grossi cali occupazionali, sono arrivati con maggior facilità rispetto all'Abruzzo, perlomeno per quella che è la mia esperienza diretta su tavoli ministeriali. Invece qui magari ci troviamo in Val Vibrata, come grandi aziende che sono, sono state per anni la spina dorsale occupazionale, per esempio da Val Vibrata vedi Las Mobili okay. che nell'arco degli ultimi 12-18 mesi eh, perdono una forza occupazionale enorme, enorme, seppur con la possibilità di ricorrere magari alla mobilità per quanto riguarda gli ultimi 40 dipendenti e eh, questo tavolo resta affrontato solo a livello locale ma quando questo insomma, porta un, un gravissimo impatto reddituale e occupazionale sul territorio quindi magari cercare di trovare adesso con la nuova missione regionale ma anche come amministrazione locale come enti locali, dei tavoli di confronto per la problematica lavoro, per cercare di sollecitare le, le, le piccole attività lavorative che possono riprendere, ma anche per coadiuvarsi con le grandi e cercare di responsabilizzarle e dare magari un supporto che sia però effettivamente un supporto magari anche di agevolazione, per esempio come adesso si prevedono dal punto di vista delle assunzioni a livello già macro e quindi nazionale, che però diano effettivamente un riscontro concreto e che c'è magari maggiore condivisione anche dei bilanci. Molto si parla tanto del famoso bilancio sociale, però questo insomma andrebbe condiviso e non tenuto solo in alcune nicchie. Un'ultima pillola, poco più di un minuto. Prego. Ovviamente, lavori del mondo del sindacato, tema nazionale, la riforma del mondo del lavoro, mi piace chiamarla così, più sì. che terminologie inglesi che molte volte insomma non rendono tanto, condivido, condivido. tanto l'idea. Riforma... Renzi in questo momento più volte ha la dimostrazione di non voler più dialogare con i sindacati e forse anche a livello di opinione pubblica insomma, sta passando anche questo messaggio. Sì, questo è un problema molto grosso perché i sindacati non sono importanti in quanto hanno il nome del sindacato ma in quanto rappresentativi in Italia di milioni di persone che vanno dal pensionato al lavoratore atipico perché per quanto ci siano grosse difficoltà per gli atipici... Eh, anche quelli per quanto sarà fonte di attacco anche del governo diciamo Renzi anche quelli negli uffici sindacali passano anzi passano magari con maggiore quotidianità da parte di chi ha un lavoro tra virgolette fisso o stabile perché le esigenze sono numerosissime se non c'è dialogo se queste politiche del lavoro non si condividono con chi più è sul campo decidere far decidere a chi sul campo non è senza che si confronti con chi sul campo c'è eh, rischia di portare grossi sconquassi e purtroppo i rischi sono in questi casi molto più tendenti al negativo che al positivo. Io mi auguro che nei prossimi mesi ci possa essere diciamo, un eh, maggior presa di coscienza dell'importanza del dialogo. E del confronto e dell'entrare nel merito delle singole tematiche e problematiche, perché altrimenti insomma i tempi si prospettano di ulteriore, maggiore precarietà del lavoro. E poi reputo purtroppo poco saggio attribuire a dei decreti attuativi l'entrare nel merito di normative che possano eh, spaccare fondamentalmente il mondo di lavoro e toccare e diritti fondamentali come quelli a poter lavorare non con serenità e la serenità sui luoghi di lavoro è sempre meno per le difficoltà che ci sono se poi eh, creiamo un apparato normativo che può creare ulteriore preoccupazione un ulteriore appesantimento beh allora questo eh, non lo vedo molto in ottica eh, di, eh, europea ma la vedo molto in ottica diciamo speculativa che poi possa essere europea locale o internazionale quindi io penso che gli investimenti dall'estero, a cui si fa molto spesso riferimento, bisogna saperli cogliere per la qualità e non perché stiamo ad elemosinare un qualcosa. Se, se elemosiniamo arrivano sempre solo le briciole e sempre, sempre meno. Il tempo a nostra disposizione è finito, grazie a Roberto Celi, grazie per la sua presenza. Grazie, grazie a te, è stato un piacere. 45 Giri finisce qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento come di consiglio da domani.